Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano con un nuovo aggiornamento in vista del prossimo mese di giugno. Nell'ultimo decennio il mese di giugno si è mostrato sempre più caldo a causa della presenza dell'anticiclone africano. Secondo le ultime uscite dei modelli stagionali, tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate avremo infatti un naturale innalzamento degli anticicloni su Mediterraneo ed Europa. Similmente a quanto accaduto lo scorso anno, però, questi al momento non sembrano essere molto aggressivi, con la possibilità che dunque non vi sia un prolungato dominio anticiclonico sull'Italia per il primo mese dell'estate. In particolare sulla nostra penisola potrebbero alternarsi fasi anticicloniche a fasi invece più instabili, con piogge specialmente al centro-nord e sulle Alpi, per via di un flusso atlantico piuttosto attivo. Una serie di basse pressioni dovrebbero infatti spostarsi dall'oceano verso la Scandinavia, arrivando ad interessare a tratti anche le medie latitudini, portando un clima più dinamico sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Risalita di aria più calde dall'Africa saranno più probabili sul Mediterraneo orientale e quindi anche al sud Italia. Nel complesso, dunque, potremmo avere temperature in media o poco sopra sulla nostra penisola, con anomalie più alte sulle regioni meridionali. Un ruolo in tale tendenza potrebbe essere giocato anche da El Niño. A differenza dello scorso anno, dove nel mese di maggio si stava sviluppando la Niña, ad aprile 2017 le condizioni nel Pacifico si presentano generalmente neutre. Per quello che riguarda le temperature superficiali, infatti, gli scarti dalle medie sono leggermente positivi, con il fenomeno che è previsto svilupparsi a partire dal prossimo autunno. Questa ricordiamo che è solamente una tendenza su base mensile e che potrebbe essere anche stravolta dalle prossime uscite dei modelli. L'affidabilità è dunque ancora piuttosto bassa e quindi vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito oppure scaricando la nostra app Meteo dagli store dedicati. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.